Grazie Domenico, Marisa, grazie Marisa Alzano. Ragazzi, mi raccomando, seguite bene, poi alla fine, cioè, la parte finale della mattinata è dedicata a voi. Qui non si scappa, l'uscita è blindata, non si può uscire. Alla fine di questi interventi, poi vi chiederemo con ragione. Tra l'altro, vi segnalo due aspetti social. Uno è che noi per questo abbiamo messo i post sul nostro profilo Instagram con l'hashtag Stop Hate Online, giusto? Quindi se magari voi avete, volete condividere, no, in questo momento fate attenzione, poi magari dopo, con i vostri post, se ci aggano, cioè se segnate lo spazio, e poi qui vedete anche quello che è il profilo di Binario Expert, seguito, comunque, parlamenti molto interessanti. Io adesso passo la parola a Annalisa, cerco di sistemarti le slide. Sì, grazie. Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio gli amici Giuseppe e Domenico dei Forensics Group, con i quali collaboro per un'altra mia, diciamo, specializzazione. Devo ringraziare Ilaria, tesoro, che sei stata bravissima, ho lanciato così la proposta di un... Benissimo, Io Ilaria. sono una piccola, sono ricordata di Allora, forse non si sente, aspetta, perché dobbiamo. no, Ilaria aveva gentilmente colto una mia provocazione sulla domanda, no? Che cosa ne pensate dell'odio online? E quindi mi ha mandato un... Vediamo se è così. I Sente. social, per me sono sempre stati un luogo di divertimento. no, adesso Adesso ci cercheremo. arriveremo. E quindi dicevo, questa è stata un'occasione particolare anche per me perché ho avuto modo di approfondire un tema del quale ho sempre sentito parlare, ma ovviamente senza un adeguato approfondimento. Quindi, ho avuto modo di inoltrarmi nella lettura di una serie di articoli, insomma, ho avuto modo di approfondire e quindi sono contenta anche di questa occasione. La offro naturalmente anche ai miei ragazzi, che sono ragazzi di un quinto, è una bellissima classe della scuola, dove lavoro e quest'anno quindi affronteranno anche la maturità e questo può essere uno spunto importante di riflessione per diciamo, ampliare anche le vostre competenze. La mia relazione è appunto stata indirizzata sul mondo dei giovani, ovviamente lavorando con i ragazzi ho come dire, uno sguardo privilegiato su questa su questo mondo e quindi in una scuola poi tra l'altro molto grande, sono circa 1200 ragazzi, e a volte capitano situazioni molto diverse per cui ci troviamo ad affrontare problematiche legate appunto al mondo dei social e quindi è una prospettiva importante anche dal mio punto di vista. La mia, diciamo, il mio intervento è insomma, di natura sociologica, quindi in parte riprendo quello che ha già detto Domenico, ma ho trovato questa raccomandazione di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa del 21 marzo 2016. Questo perché fa capire quanto questo tema sia, diciamo, già abbastanza, sia stato individuato già da tempo e sia stato fatto come dire, c'è una certa attenzione del mondo politico, sociale su questo tema perché
evidentemente è molto, molto importante. L'istigazione, la promozione, l'incitamento alla denigrazione, all'odio, alla diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale persona o gruppo, e comprende la giustificazione di queste varie forme di espressione fondata su una serie di motivi, quali la razza, il colore, la lingua, la religione o le convinzioni, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, nonché l'ascendenza, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere, l'orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o situazione personale. Quindi capite bene che il panorama che investe questo fenomeno è un panorama molto ampio e ovviamente entra, impatta con la realtà sociale in tante situazioni o comunque in tante insomma, forme di vita sociale. Il fine dell'hate speech, perché ci sia hate speech, è fondamentale che l'incitamento all'odio, alla violenza sia connesso in maniera molto stretta all'idea di danno, discriminazione o violenza, anche se poi in concreto l'atto violento non viene portato a compimento. E anche il fatto di stabilire la violenza, l'entità della violenza dell'atto è comunque un ambito che non sempre può essere, come dire, oggettivizzato. L'hate speech ha il fine chiaro di offendere, deumanizzare, molestare, degradare e vittimizzare il bersaglio, oltre a cercare di fomentare insensibilità e brutalità contro le persone prese di mira. L'hate speech online vede la presenza di un tale tipo di parlato su un sito web, su un social network o comunque la diffusione di simili espressioni con ogni altro mezzo elettronico, utilizzando anche forme di divulgazione e artifici retorici che spaziano dal semplice testo ai video, dai fotomontaggi e bufale alle registrazioni audio sui miei programmi radiofonici. Come la reazione delle vittime, sulle vittime, la percezione di cosa sia l'hate speech è a volte soggettiva. E questo probabilmente è il punto, diciamo, il vulnus di questo fenomeno, nel senso che l'entità di questo fenomeno impatta sul soggetto in maniera ovviamente soggettiva e rispetto alla sensibilità di ciascuno. Gli effetti di espressione di odio sono diversi per ogni persona. I danni sulle vittime. Tra gli effetti più comuni di danni sulle vittime è la perdita di autostima, un senso di rabbia, un isolamento forzato, un costante e immotivato atteggiamento sulla difensiva, uno stato di shock, di confusione o di disgusto, fino a configurare una vera e propria esperienza traumatica e patologica sul breve e lungo periodo. Ecco, quindi diciamo questo fenomeno, che non è assolutamente da sottovalutare, ovviamente ha delle implicazioni psicologiche fortissime, notevoli, dipende ovviamente dalla sensibilità del soggetto, ma possono avere anche delle, come dire, conseguenze molto, molto serie. Gordon Allport e la sua scala del pregiudizio, questo noto psicologo statunitense, elaborò nel 1954 una scala del pregiudizio e della discriminazione nel tentativo di misurare l'odio nella società. La scala va da 1 a 5 con un aumento crescente della gravità dei comportamenti. Questa scala è, diciamo, assolutamente applicabile anche al fenomeno dell'odio online.
Il primo livello è l'antilocution, si tratta del comportamento più lieve nel quale le azioni di un gruppo più forte, di maggioranza, dileggiano, burlano, tratteggiano con stereotipi negativi o immagini non veritiere, spesso in maniera colorita o enfatizzandone i difetti un gruppo di minoranza. Questa è una fase comportamentale che diciamo, prelude evidentemente a azioni anche più forti, ma dipende sempre dai soggetti come diciamo, intendono anche dall'escalation, dal livello che chi mette in atto questi comportamenti vuole raggiungere. Il secondo livello è l'avoidance. In questa fase, e come secondo livello di gravità, le persone del gruppo di maggioranza evitano volontariamente i componenti di un gruppo di minoranza. Evitare l'evitazione è in realtà, anche questa una forma di discriminazione, che ovviamente mette il soggetto colpito, il soggetto di minoranza in una condizione appunto di difficoltà anche emotiva. Il terzo stadio è la discrimination, terzo livello, una vera e propria azione di discriminazione. Un gruppo, solitamente di maggioranza, discrimina un altro, solitamente di minoranza, negando ai componenti di quel gruppo l'accesso in condizioni di uguaglianza e opportunità, ai beni e ai servizi della società in cui tutti e due i gruppi vivono. Questa diciamo, fase, questo livello, ovviamente, capite bene, è un livello di, diciamo, di importanza che mette in difficoltà, quindi attraverso un processo di discriminazione a un altro gruppo, e determina quindi un doppio livello tra il gruppo di maggioranza più forte e uno di minoranza più debole. Il quarto è il physical attack. L'aggressione fisica è il quarto stadio, tali comportamenti sono definiti in molti ordinamenti quali hate crimes. Chiedo ai miei amici che sono del linguistico. E io insegno italiano, quindi ho, diciamo, la mia sfera di competenza è abbastanza limitata. L'aggressione fisica, ovviamente, è un livello in cui la violenza, proprio la violenza fisica, si esprime in maniera appunto molto più evidente. Se i precedenti erano dei livelli giocati su stadi comportamentali, emotivi, questo invece è una identificazione proprio fisica. Poi abbiamo l'extermination, il gruppo di maggioranza può voler sterminare i componenti del gruppo di minoranza, in pratica vuole eliminare l'esistenza stessa degli avversari. Questi livelli di odio li abbiamo, diciamo, in qualche modo individuati nella storia. Prima Domenico ne faceva riferimento ad alcuni eventi storici molto significativi. Ovviamente i più noti sono quelli di genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica. La soluzione finale nazista nei confronti degli ebrei, il genocidio in Ruanda, gli episodi di pulizia etnica in Bosnia e durante le guerre nella ex Jugoslavia. Quindi questi fenomeni che appaiono, diciamo, vengono definiti come fenomeni di dinamiche sociali, a un certo punto acquistano una dimensione storica molto importante. L'odio offline, l'odio online, l'odio offline è quello tradizionale, quello in cui diciamo, veniva che veniva
diviso prevalentemente in quattro punti: l'odio politico, religioso, razziale e omofobico, mentre l'odio online è l'amplificazione del fenomeno precedente attraverso ovviamente le nuove tecnologie e la società tecnologica. Sulle piattaforme troviamo tutte e quattro queste tipologie senza particolari evoluzioni anche nei modi e nella terminologia. Il problema è che accanto a questi stili di odio tradizionali abbiamo la capacità di generare odio online su qualsiasi aspetto della cronaca della discussione attuale. Quali sono i nuovi tipi di hate speech? L'odio istituzionale, cioè la capacità di veicolare espressioni d'odio anche da parte di politici, di leader, di associazioni di riferimento, di mass media ufficiali, evidenziando quindi una responsabilità diffusa anche in capo a chi dovrebbe al contrario contribuire a combattere l'odio online. Poi abbiamo eventi, fatti connessi con la cronaca, quindi la stretta connessione delle impennate d'odio a specifici fatti di cronaca, se pensate a quello che è accaduto relativamente al Covid e tutta quella straordinaria discussione che si è animata e alimentata intorno ai vaccini e quant'altro, se pensate, quello che ha generato è stato un fenomeno sociale che stanno appunto studiando. Quindi che siano attentati terroristici o problemi politici e logistici nella gestione dei flussi migratori. E poi un nuovo tipo di hate speech è legato all'anonimato, agli pseudonimi e non falsi, cioè con la possibilità che la rete offre alle persone di credere di essere anonimi e molti si sentono più a loro agio nell'esprimere odio. Quindi pensano di non essere scoperti o di non subire conseguenze. I nuovi hater speech sono i leoni da tastiera, cioè sono quelle persone che si, diciamo, si hanno questa sorta di filtro, si nascondono dietro il filtro di uno schermo di un computer e quindi intessono dei dibattiti online caratterizzati da un'estrema polarizzazione ed accese discussioni. Pensate ai like, come diceva prima Domenico, che azione di rinforzo hanno sui commenti. Gli haters non appartengono a categorie identificabili. E secondo degli studi, in realtà, diciamo, c'è una sorta di tossicità ovviamente nella esplicazione dei commenti, cioè i dibattiti online tendono a degenerare verso scambi di opinioni sempre più tossici, le fake news. Sono notizie false, mirate, mezze verità e rappresentazioni distorte della realtà diffuse tramite internet e social media per influenzare l'opinione pubblica. Le notizie false possono rafforzare i discorsi d'odio e incitare ad atti fisici di violenza. Pensate a quegli eventi, e la cronaca ce ne propone sempre. Purtroppo, drammaticamente, molto spesso, quando sui social vengono lanciati degli appuntamenti, spesso tra i giovani, senza un reale motivo, senza una reale ragione, dove si concentrano diciamo, dei giovani che intendono. Cioè che si caricano con motivazioni a volte anche molto abiette, molto diciamo senza un vero fondamento e si ritrovano per darsi a botte, per picchiarsi, per generare delle riste.
La tossicità complessiva che sembra aumentare con la lunghezza della discussione è misurata sia in termini di numero di commenti che di tempo. Ci sono degli studi diciamo, strutturati che studiano praticamente i commenti degli utenti sotto delle tematiche, a volte anche semplicemente dei articoli di giornale che vengono lanciati, viene fatto uno studio, come dire, sociologico e man mano che diciamo, la discussione aumenta, aumenta anche la tossicità di questi commenti. Un progetto europeo, in inglese non lo so leggere, l'ho messo lì però, praticamente ha rilevato che non esistono odiatori puri, cioè non esiste una categoria. Hanno cercato di individuare una tipologia, ma in realtà non esistono. Cioè l'odiatore verosimilmente è un odiatore occasionale che diciamo, prende spunto da una discussione, da un evento per esprimersi in maniera sì, inadeguata. La quasi totale assenza di odiatori puri suggerisce che il fenomeno dell'odio online non sia legato ad una determinata categoria di utenti. Piuttosto sembra che l'utilizzo di un linguaggio offensivo e violento da parte degli utenti regolari sia scatenato occasionalmente da fattori esterni. Non possiamo definire delle vere categorie di odiatori. Gli utenti tendono ad utilizzare un linguaggio inappropriato, offensivo, violento nelle comunità avversarie, in altre echo chamber. Cosa interessante, gli utenti che si informano principalmente da fonti affidabili utilizzano in media un linguaggio più tossico della loro controparte, cioè si alza il livello di odio nel contraddittorio e nella discussione. Sempre secondo questo studio, l'odio online è diffuso perché coinvolge innumerevoli utenti della rete in qualità di vittime o di perpetratori. È liquido perché si propaga con forza in modo rapido e a ampio raggio, quindi anche difficile da contenere. Pericoloso perché il suo sdoganamento è al tempo stesso causa ed effetto di un processo di cambiamento culturale che conduce a manifestazioni di discriminazione e intolleranza offline. Quali tipi di haters ci sono? Il cosiddetto troll, che adesca gli altri utenti per provocarli, disturbare deliberatamente le conversazioni virtuali. Alcuni troll sono addirittura paganti per fomentare l'odio in rete. C'è cioè il trolling professionale, le cosiddette fabbriche di troll che attaccano i gruppi attraverso sofisticate strategie di comunicazione, spesso attraverso un certo umorismo. Il loro obiettivo è quello di ottenere più attenzione possibile. Le persone che hanno un focus molto forte su un certo argomento, per lo più politico, vogliono convincere la gente della loro missione, delle loro idee, sono chiamate info warriors. Spesso ci sono gruppi politici dietro le speech, si uniscono per formare opinioni a loro favorevoli e iniziano i cosiddetti shitstorms su individui o gruppi che non agiscono come loro e che contraddicono il loro sistema di valori. In parte cercano di suscitare attenzione anche con teorie e di cospirazione fake news. Poi abbiamo i social bot, credo che ne abbia parlato anche Domenico, sono account controllati automaticamente sui social network che imitano il comportamento umano in rete e non possono essere riconosciuti come account falsi. Sono utilizzati per la diffusione di massa delle notizie, comprese le fake news, e creano un clima di opinione. Qual è l'impatto reale del discorso d'odio online sui giovani? Ecco, i giovani sono ovviamente, rappresentano la categoria più debole, più, diciamo, fragile, perché ovviamente i giovani
non hanno sempre tutti gli strumenti per affrontare questo fenomeno. Un progetto realizzato per contrastare le speech online in Italia attraverso l'educazione alla fake news che coinvolge attivamente i giovani nelle scuole e le operazioni di tracciamento dei discorsi d'odio diffusi nel web. Questo è un progetto che è stato nel 2021 che è stato sostenuto. Il progetto a 2020, il progetto AIDS nasce nel 2020 con l'obiettivo di contrastare la diffusione delle speech online, aumentando la capacità dei giovani e delle comunità di reagire al discorso d'odio attraverso il coinvolgimento di studenti delle scuole secondarie e universitarie, degli insegnanti, di tutti coloro che si occupano della crescita dei ragazzi, come genitori, educatori sportivi, gli educatori e autorità religiose, sono costruite proposte di attivazione online e offline per contrastare la diffusione sul territorio del discorso d'odio delle fake news. Per contrastare in modo efficace la diffusione di odio in rete, il progetto propone metodologie partecipative che si integrano nel contesto scolastico e quelli più ampi della famiglia e del quartiere. Vengono attivati percorsi educativi all'interno delle classi e laboratori extracurricolari dedicati al dibattito intorno ai temi del hate speech, dell'analisi e del riconoscimento delle fake news. Sono organizzate attività interattive specifiche volte ad analizzare contesti diversi e casi particolari, al fine di elaborare proposte di azioni immediatamente realizzabili. Bene, il mio intervento finisce qui, però volevo proporre l'intervento di Ilaria, Se e riusciamo adesso a se mettere. riusciamo Vediamo se riusciamo a superare questa barriera tecnologica. Altrimenti altrimenti li sentiamo dal vivo. verrà qui a recitarlo. Introdurlo, poi l'audio lo mettiamo. Sì, ma semplicemente è cioè, un intervento che Ilaria, ripeto molto carinamente, mi ha inviato sulla mia richiesta. E la domanda era semplicemente: che cosa ne pensi dell'odio online? Allora, sentiamo che ci dice. Io sono da piccola. Mi sono ritrovata ad utilizzare i social e per me sono sempre stata un po' di spensieratezza. Però mi sono anche accorta negli anni che non so, però. Aspettate che poi forse riusciamo. Io sin da piccola mi sono ritrovata ad utilizzare i social e per me sono sempre stati un luogo di divertimento e di spensieratezza. Però mi sono anche accorta negli anni che esiste una cattiveria impensabile, proprio perché ci sono persone che tendono a giudicare e ad insultare altre solo perché appunto le trovano diverse da loro stesse, come per esempio insulti per il colore della pelle, per le origini o anche per l'orientamento sessuale, ma più delle volte mi sono ritrovata a leggere commenti che trattavano soprattutto dell'aspetto fisico. E quello che ho sempre pensato è perché debbano esistere commenti, insulti del genere? E questo ha fatto sì, secondo me, che cioè, molte persone ora tendono ad utilizzare Photoshop o anche comunque a modificarsi le foto proprio per nascondere i loro difetti, per evitare così che vengano insultate da altre. E secondo me è sbagliato perché i social, secondo me, dovevano essere, cioè, dovevano avere l'obiettivo proprio di far sì che una persona possa sconfiggere le proprie insicurezze e mostrarsi per quello che è realmente. Però sono anche consapevole che per paura ora vi è questa cosa di nascondersi. E
Ed è per questo che mi faccio la domanda se i social sono stati creati con l'obiettivo di far divertire una persona, perché deve esistere quest'odio? Guarda, Sì, no. Sempre l'aria. In realtà, ecco, come i ragazzi, qual è la visuale dei ragazzi rispetto alla loro immagine dei social? Ovviamente, ognuno ha un suo approccio, no? Nella valutazione. Ma è chiaro che non tutti hanno, come dire, un'idea, una finalità, diciamo, serena rispetto ai social. Anzi, molto spesso, ripeto, dietro a un'immagine si nascondono poi tutta una serie di disagi personali che poi danno vita a una fenomenologia che è così devastante, appunto, come l'odio online. E molto spesso i ragazzi si trovano ad essere vittime e a subire, diciamo, anche questo fenomeno, per cui, insomma, vanno sicuramente, loro sono grandi, ma ci sono situazioni che riguardano ragazzi anche molto più piccoli che non hanno quindi gli strumenti per poter affrontare queste situazioni. C'è qualcuno di voi che vuole fare una riflessione? Non l'avete fatta in video, magari la volete fare Giorgia? No. Francesca? Ti va? Dai, vieni. Qua. Allora, la tua opinione su l'odio online, dal tuo punto di vista, ecco, questo Sì. succede. Allora, quello che penso e quello che credo che tutti noi pensiamo in quanto ragazzi di 18 anni è che sicuramente ci rendiamo conto che probabilmente le persone che provocano questo fenomeno di odio online sono sicuramente persone insoddisfatte, sono persone che secondo me hanno anche sofferto. E questo le porta sicuramente a riversare la loro frustrazione nei confronti di chi non c'entra assolutamente nulla. E come diceva anche Ilaria, credo che il mondo dei social sia un mondo bellissimo, un mondo anche utile nella società di oggi, ma sicuramente è un mondo che scaturisce molto odio e provoca agli utenti insicurezza, provoca sicuramente un abbassamento dell'autostima nei confronti anche di ragazzi molto piccoli, perché noi ormai siamo grandi e sicuramente ci rendiamo conto che per quanto possa fare male è tutta una cosa che si svolge online, no? Però mi rendo conto che magari anche ragazzini di 14 anni, quindi poco più piccoli di noi, sicuramente ci rimangono molto più male, possono essere più feriti e queste ferite se le portano via, magari nel futuro possono anche diventare loro stessi le persone che andranno ad insultare un domani su un social, proprio perché portano dentro questo senso di frustrazione che sicuramente non fa bene né a loro né a chi poi viene riversato questo odio. Perfetto. Esatto, io credo che il mondo dei social sia bellissimo, sia un segno di innovazione nella nostra società, però sicuramente deve essere regolato anche in una maniera migliore. E questo possiamo vedere anche ai giorni nostri, perché porto un esempio attualissimo, ovvero il caso di Balenciaga. Non so se viene conosciuto, ma è un caso che è stato riportato pochi giorni fa, perché è stata fatta una campagna di questo brand lussuoso, famosissimo, e si è scatenato un forte odio per quello che è stato pubblicato. E quindi anche solo la pubblicazione, il discorso che facevamo prima sui like, sono state pubblicate delle foto dal brand, che sono delle foto che, diciamo, sono state viste come un simbolo di sessualizzazione dei bambini.
E quindi rientrando il discorso, dico anche un like a queste foto può essere simbolo di odio o simbolo di, diciamo, di voler portare avanti questo messaggio? È una riflessione che spetta ad ognuno di noi, secondo me, ed è giusto fare oggi. Grazie. Grazie Annalisa, grazie per queste bellissime riflessioni. Io, prima di lasciarvi al coffee break, allora, ringrazio veramente i due relatori questa mattina per le riflessioni. Io penso che mi ha colpito molto il video di Italia, credo che sia, no? Parte in cui parlava dell'utilizzo di Photoshop per parlare di macchina. Per modificare il proprio aspetto. Oggi quante persone, ma non soltanto ragazze, cercano disperatamente di modificare il proprio aspetto attraverso la chirurgia plastica, attraverso Photoshop, ma non è un esempio recente, in realtà. Siamo Michael Jackson, per chi lo conosce, insomma, per quanti giorni lo conoscete, ha tentato di passare la vita per riuscire a cambiare il colore della pelle. Però effettivamente questa cosa è sintomatica del fatto di voler essere nei social, ma di essere in maniera diversa. E io penso, chiudo con questa riflessione personale, credo che un po' tutti nella nostra vita abbiamo avuto il nostro momento di odio, magari non online, ma in presenza. Chi da giovane, da giovanissimi, a scuola c'era sempre qualcuno che mi ha preso in giro, che normalmente si rideva quando c'era la disgrazia altrui. C'era qualcuno che veniva comunque bullizzato in qualche modo, anche in maniera estemporanea. Quindi tutti abbiamo vissuto questo momento. Perché ci si ride sopra, no? Quando si hanno 10, 12 anni, 15 anni, si ride spesso della disgrazia altrui. Ecco, arriva un momento, questo anche dal punto di vista, no? Del diritto, lo vedremo dopo, fino a una certa età, in qualche modo si è anche perdonati. Esiste una fase poi dove questo perdono non c'è più. Chi sbaglia paga e paga anche severamente. Questo lo vedremo nella seconda parte. Quindi, grazie. Diedo di oggi uno spazio dove prendere un po' d'acqua, un po' di caffè. Chi vuole, quando uscite fuori in questo spazio, ci vediamo tra un quarto d'ora. Non siamo qua, rimaniamo qui.